informazione prima dell'inizio del video. Questo video, come tutti gli altri, riporterà un bandierino di Insta360 e in descrizione troverete diversi link per acquistare i prodotti Insta360 a prezzi molto agevolati. Come vi ho sempre detto, se voi acquistate da quei link, voi avrete un vantaggio in termini di risparmio e di regalo di accessori, e Insta360 mi riconoscerà una piccola commissione che contribuisce a rendere tutto questo sostenibile e mi consente di aumentare sempre di più la qualità dei contenuti. Tuttavia, questo non vuol dire che Insta360 sponsorizzi i miei video, non lo fa in nessun modo, e come non l'ha fatto prima, non l'ha fatto neanche per questo video. Insta360 non sa assolutamente di questa video recensione. Dunque, per togliere e dipanare ogni dubbio, ma lo capirete anche da come ho fatto la recensione, Insta360 non sponsorizza questo video e i contenuti di questo video non sono in alcun modo influenzati né da Insta360 né da nessun altro. Chiarito questo, andiamo a bomba, prima nell'unboxing e poi nella video recensione, e preparatevi perché vi racconterò davvero in maniera estesa e nei dettagli luci ed ombre di un prodotto che è diventato il protagonista di questo canale. Finalmente stiamo per aprire quello che ho atteso da circa 2 mesi, la Insta360 Go 3. Questo è un video un po' particolare, una recensione un po' diversa dal solito perché è girata in 2 momenti diversi. Oggi siamo il 21 settembre 2023 e ci troviamo alle porte del GP7 di Latina, la penultima tappa del KZR Championship 2023. Quindi oggi sto aprendo finalmente questo pacco. Qui c'è lo strumento che ci aiuterà quest'oggi e andiamo finalmente ad aprire la Insta360 Go 3. A few hours later. E questa è la scatola nella quale arriva la Insta360. Speriamo senza brutte sorprese. Intelligente, c'è una sorta di velcro qui. Cosa abbiamo qui? Allora, io qui vedo un pacco principale, però prima estraggo i pacchetti più piccoli. Questa è la protezione per le lenti, che è inclusa nel pack con cui ho acquistato Insta360 dal sito ufficiale di Insta360. E qui, ragazzi, c'è un lampo di genio. Per circa 12 euro si possono fare le skin personalizzate per Insta360. Io adesso ve le faccio vedere così, poi ve le farò vedere montate sulla telecamera. Sono davvero molto orgoglioso di queste 2 skin. Prima di andare al pacco principale, una cosa: se ordinate Insta360 dal sito ufficiale, probabilmente vi arriverà una chiamata per lo sdoganamento. Tranquillissimi, non va pagato lo sdoganamento, non vi preoccupate, vi chiederanno la conferma di alcuni dati. A me ha contattato direttamente FedEx, dunque non vi preoccupate se vi arriva qualche chiamata, è tutto ok, tutto normale. Eccola! Finalmente, pacco, non c'è più nulla. Finalmente! Insta360 Go 3, la più piccola action camera sul mercato. Lo scatolo è peraltro abbastanza liscio, al limite dello scivoloso. Ora cascherà tutto. Oh, questa è la Insta360 Go 3. Primissima impressione, innanzitutto packaging fatto davvero molto bene, guardate come è incastrata la Insta. Con lo slogan Think Big, pensa in grande, che per una camera così piccola ci sta. Tra l'altro è un odore. Allora, io di roba tecnologica ne ho aperta tanta. Questa ha un odorino un po' forte, devo dire. Non è appesa, è attaccata magneticamente. Quindi io posso già testare. Io ho paura, non posso farci nulla. Quanto regge il magnete? Regge? Raga, regge. Ok, partiamo bene. La stacco. Sembra di buona fattura, non mi pare plasticaccio, soprattutto ai bordi mi sembra abbastanza ben rafforzata. Qui sento un po' di plastichino meno di qualità, però ci può stare. È davvero piccola, cioè, raga, io non ho le mani piccole, ma questa
è davvero piccolina. La lente è bella grande rispetto al corpo camera, però mi sembra anche ben bilanciata, sì, più o meno. Se vi state chiedendo come si ricarica mediante il pod, necessariamente non c'è nessun attacco qui che permetta di ricaricare solamente direttamente la camera. Andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Si apre il libro, interessante. Troviamo qui delle istruzioni. Qui credo ci siano alcuni accessori. Guida. Adesivi Insta360, che carini! Bollini, prima o poi dovrò decidere dove attaccare questi adesivi e quelli riguardanti la tuta e le scarpe che ancora conservato da inizio stagione. Se non sapete di cosa sto parlando, trovate il video qui nelle schede. Garanzia, io ho preso anche la Insta360 Care, che straconsiglio a tutti perché per qualche euro vi protegge la camera per un anno, dunque qualunque problema abbia, qualunque danno derivante dall'utilizzo, quindi la garanzia copre i difetti di fabbrica, la Insta360 Care copre i danni da utilizzo. Questa camera è anche waterproof fino a 5 metri se non ricordo male. Questo sarà probabilmente l'altro grande protagonista dei video, la Easy Clip, che vediamo già se va. Ho avuto difficoltà a rimuoverla, vi faccio vedere. Dopodiché abbiamo questa funzione che io in teoria la metto così. Ok, la metto qui, poi metto la camera qui. Ok, io metto la camera qui e giro così a fare dei POV. Magari mettendola in pista per farvi vedere magari un po' il pad, un po' l'ambiente da pista. Male non è. Oh, ma paglia! Raga! Il magnete è potentissimo! E meno male, il magnete deve essere potente. Non è importante su questo, non va utilizzato se sia un pacemaker perché può dare problemi. Qui c'è lo stand standard. Questo si può attaccare a delle superfici, ma al momento a me non interessa. Questa invece è la parte superiore. Va qui. Fa così, gira, incastrata, si mette. Tolgo questo si attacca, direi sono abbastanza duri, il che è buono, nel senso che garantiscono una certa stabilità. Peraltro, zigrinato, che non mi dispiace, francamente. Ovviamente, per essere chiari, questa è una copertura, l'adesivo effettivo è qui, si toglie questa carta, qui c'è l'adesivo, poi per proteggere l'adesivo si rimette questo tappeto, perché ovvio non è un adesivo che utilizzi una sola volta, perché se no il pod molto più plasticoso della camera, devo dire. Anche il pod è waterproof, quindi può essere immerso, e una delle cose che mi ha convinto in particolare di Insta360 è questa cosa qui, perché? Perché lo schermino in questo modo consente di inquadrarsi, quindi di poter fare dei vlog. Questo vuol dire che questa Insta360 diventerà la mia camera principale? Ancora non lo so. Ve lo dirò appunto nella seconda parte di questo video. Decisamente più pesante della camera. Togliamo questa, che è un altro non è che un pezzo di cartone, e la Insta360 in teoria dovrebbe andare qua così. Ok, qui c'è un pulsantino da premere quando si stacca la camera. Il pod, non c'è altro nello scatolo, abbiamo visto tutto. Noi ci vediamo tra qualche secondo e vi racconterò, come si dice dalle mie parti, vita, morte e miracoli della Insta360 Go 3. Ed eccoci qui, siamo adesso ad inizio maggio e dall'unboxing che avete appena visto sono passati circa 7 mesi e mezzo, e adesso posso finalmente raccontarvi come mi sono trovato con la Insta360 Go 3. Rispondo subito alla domanda principale con la quale si è chiuso l'unboxing, cioè: la Insta360 Go 3 è diventata la mia camera principale? La risposta è no. Qualcosina, se siete sul canale da un po', potreste già averla intuita. Infatti, il video del GP8 di Latina e parte di quello di Corridonia è stato girato con la Insta360 che ho tentato di utilizzare come camera principale. Il problema qual è stato però? Che lei è ottima, buona,
con alcune pecche, però nel suo ambito di utilizzo. Lo state vedendo in questi frame. Quando ho provato ad utilizzarla come camera per il vlogging, utilizzando anche il comodo schermo rotabile, si vede in maniera palese che questo non è il suo campo di utilizzo. Un FOV troppo alto. Anche quando ho tentato di ridurre il FOV, cioè il campo visivo, veniva fuori un po' una porcheria, diciamolo molto chiaramente. Ho preferito continuare a girare con il mio S22 Ultra, che è a tutt'oggi ancora la mia camera principale lato vlogging. Andiamo ad analizzare prima di tutto gli accessori, e parto proprio da questa, dalla cover, quella che vi ho detto essere secondo me a livello grafico una delle mie idee migliori. Ve la faccio vedere applicata. Ci ho messo la mia abbreviazione AM27 e poi questo QR code che scansionandolo porta sul canale YouTube. Bella, però per 12 euro mi aspettavo un po' di più. Perché vi dico che mi aspettavo un po' di più? Non tanto per la qualità, che comunque non è male, attenzione, non è male, però ci trovo due grandi criticità e l'ho iniziato a vedere. Come mai fa questo giochetto qui? E lo fa, come vedete, in maniera anche abbastanza evidente, perché la coverina, questa coverina, altro non è che un pezzo di plastica. Ovviamente con la grafica che si sceglie di avere in fase di ordine, ma non va ad attaccarsi magneticamente come tutti gli accessori di Insta360, quasi tutti, ma l'attacco viene fatto in questo modo. Ad incastro si toglie la protezione lenti, di cui vi parlerò subito dopo, e si inserisce la coverina tra appunto la lente principale, che è questa senza protezione, e poi la protezione lenti che fa da blocco. Questo sistema lascia un po' il tempo che trova, soprattutto in sport molto più estremi del karting, perché col karting ancora la cover si è un po' sbiadita, ha perso un po' di brio nel colore e soprattutto, ripeto, essendo in plastica non è proprio solidissima. Certo, questo vuol dire anche che comunque non aggiunge moltissimo peso alla camera, quindi comunque il suo sporco lavoro lo fa, però mi sarei aspettato qualcosa in più. Peraltro questa coverina nasconde il pulsante di accensione, che ve lo faccio vedere, è qui sotto, è più o meno in questa zona qui. Non nasconde il leddino che ci indica lo stato della camera. 12 euro ve ne danno anche un'altra di ricambio. E andiamo alla protezione lenti. Nel bundle che ho comprato, parleremo di prezzi passati e presenti alla fine del video, c'è anche una protezione lenti aggiuntiva. Compratela perché è fondamentale. Sconsiglio assolutamente di utilizzarla senza la protezione lenti, perché se si rompe la lente dentro sono dolori. Questo piccolo danno che vedete qui l'ho fatto di recente con un accessorio che è qui. Tirate a indovinare con quale accessorio ho fatto questo danno. Commentate qui sotto nei commenti. Vi posso dire che ha fatto una gran bella caduta, ma l'unico danno che si è registrato è stato questo, fortunatamente. Passiamo adesso a questo. Già in fase di unboxing vi avevo detto che è composto da due pezzi. Qualcuno lo avrà già notato, ancora c'è la plastichina sull'adesivo. Perché? Perché semplicemente non l'ho utilizzato. Non ho trovato un caso di utilizzo per l'utilizzo che ne faccio io. Questo in futuro ho già pensato che potrebbe tornarmi utile in qualche video, magari per fare qualche ripresa particolare. È però molto comodo, molto solido, e lo si può utilizzare in due modi. O così, vedete, qui ci sono i due agganci e qui ci sono gli aggancetti del case. Guardate quanto è solido. Guarda, cioè, nel senso, ragazzi, davvero molto solido. Per staccare il case bisogna premere questo pulsantino qui, cosa ottima di Insta360, che per ogni sgancio magnetico c'è comunque un pulsantino che aiuta, e l'incastro è davvero di una semplicità disarmante e può essere utilizzato anche direttamente con la Insta360. Guardate qui, magari stanno un po' più attenti ai gancetti,
e così posso ovviamente utilizzarla in tanti altri casi. Una libertà di utilizzo e di adattamento davvero non da poco. Passiamo adesso al ciondolo. Questo ciondolo è la causa del danno alla protezione lenti della Insta360, ma per un errore mio. Vi ricordate il video in cui sono andato a podio nel round 2 dell'RKC 2024? Prima di salire sul podio ho provato a mettere questo e ad attaccarci la Insta360. Nella frenesia, purtroppo, ho fatto un errore madornale. Mettendo così la Insta al petto, l'inquadratura era rivolta troppo verso l'alto, perché ovviamente c'era la piega del paracostole e così via. Ho messo questo. Il punto è che avrei dovuto mettere questo cuneo verso di me e poi mettere la Insta qui. L'errore da parte mia invece qual è stato? Che ho messo il cuneo qui davanti, poi ci ho attaccato sopra la Insta e come vedete il magnetismo è pessimo, per non dire quasi nullo. Tuttavia da fermo la Insta non si muove. Nel momento in cui mi hanno chiamato sul podio, sono partita a razzo, la Insta è partita anch'essa e quindi, meno male, ha fatto un bel volo perché comunque è caduta su delle pietruzzole, ergo l'impatto non è stato dei più morbidi, però la camera si è salvata assolutamente bene, la fattura della camera è ottima. L'unico danno è stato questo, ma non è stato un danno assolutamente problematico né tantomeno grave. Utile sì, bisogna anche in questo caso identificarne bene il campo di utilizzo. Unica critica a questo ciondolo è il sistema con cui si indossa, perché non è comodissimo. Anche portarlo in giro, riavvolgerlo in questo modo, è un po' seccante. Andiamo poi all'accessorio che è diventato l'assoluto protagonista del canale, la Easy Clip. Questa qui si è assolutamente confermata come la cosa più geniale, utile ed essenziale per i video on board, esattamente come l'avevo immaginata. È stato uno dei principali motivi per cui ho acquistato Insta360, perché grazie a questa riesco a fare i video on board con effetto driver eye, cioè quell'effetto che vi fa essere proprio con me sul kart. Riesco a posizionarla sopra la visiera, questa inclinazione, nel mio caso sono più o meno due scatti dall'inclinazione in orizzontale. La ghiera per gli scatti e per la regolazione è fatta davvero molto bene, non si sposta, se non viene proprio spostata volutamente non la si sposta di un millimetro, e questo è ottimo viste le sollecitazioni che ci possono essere in certi sport. Questa parte qui, che è quella che va ad incastrarsi sulla visiera, è bella dura. Dura ma non danneggia la visiera. Io ho fatto togli, metti, rimetti e togli anche sulla scritta in plastica. Avete visto che il casco dalla nuova stagione ha anche una bella banda nera con scritto Black Arrow e la scritta non è stata assolutamente danneggiata, più che promosso. Prima di andare alla camera, uno dei dolori più grandi, uno dei difetti più grandi di tutto questo sistema: il telecomandino GPS. Quando l'ho preso ero davvero molto molto contento, perché questo telecomandino in teoria mi sarebbe dovuto essere utile, mi è utile, per inserire all'interno dei video i dati di velocità, tracciato e altri vari dati utili e coerenti con le gare. Però sono state gioie e dolori. Allora andiamo con ordine, iniziamo dall'esterno. È plastica, nemmeno così tanta grande fattura, ed è proprio plastica. Questo è un pulsantone in gomma, che è uno degli unici grandi pro di questo oggetto, e poi qui ha due pulsantini, uno per l'accensione, uno per la navigazione all'interno del menu. Dietro ha questa rodellina per l'incastro, in modo da poter essere incastrato in vari bracciali e in varie posizioni, anche sulle bici, perché questo è stato essenzialmente pensato per essere messo sulle bici in questo modo. Però allora lo accendo e vi faccio vedere a colpo d'occhio uno dei primi problemi. Che schermo è questo? Questo è un vecchio schermo TFT, se non erro, che lascia il tempo che trova, perché sotto il sole è visibile, ci sta,
Ma ragazzi, uno schermo di FT su un oggetto che peraltro mi è costato più di 80 euro, ufficiale Insta360, anche no, cioè non puoi farmi robe del genere, cose bellissime del genere, e poi perderti sul telecomandino GPS. La navigazione nei menu è solamente in inglese e in cinese, ma non è un problema di lingua, questa è una caratteristica proprio degli schermi TFT, che il refresh è veramente pessimo, cioè non è un buon schermo di FT, perché fosse stato un buon schermo di FT ancora poteva anche starci, non è proprio il massimo. Ma il problema non è solamente lo schermo, il problema all'inizio è stata soprattutto la connettività, perché quando l'ho acquistato il software suo interno non era aggiornato. Come si aggiorna il software del telecomandino GPS? Mediante l'app di Insta360 sullo smartphone, quindi bisogna collegare questo all'app di Insta360. Bene, i primi giorni non c'è stato verso di collegarlo, e voi direte: vabbè, ma era solamente un aggiornamento software, cosa ti potrà mai cambiare? Che nel software con cui mi è arrivato non c'era la modalità free frame, dunque non riuscivo a fare i video in free frame, che sono un'altra killer application secondo me di questa Insta360 Go 3, ne parliamo tra poco. Quindi era un grosso problema, sono stato 3 giorni per riuscire a collegarlo all'app per smartphone. Alla fine, per qualche ragione, è riuscito a collegarsi, software aggiornato e la connettività tra lui, la camera e il software per smartphone, devo dire che è molto migliorata. I problemi di connettività non finiscono qui. Avete anche notato negli ultimi video che in qualche video ci sono i dati GPS e in qualche altro video no. Perché? Perché non ve li voglio mettere? Assolutamente no. Perché un po' random, non riesco a capire su che base dati GPS, diciamo 3 volte su 5, non li registra o li registra in maniera completamente fuorviante, tali da renderli inutilizzabili. Mi dà il collegamento GPS con segnale al massimo, quindi non è un problema di copertura GPS, lui il segnale GPS con qualche difficoltà riesce ad attaccarlo, ma poi non registra i dati, oppure, lo ripeto, li registra in maniera completamente fuorviante. Secondo me è un problema software, e questa questione del problema software ha anche un altro indizio. Avrete visto nei video in cui è presente l'indicatore della velocità in chilometri orari che quell'indicatore non è coordinato col video. Questo è un problema prettamente software, perché in quel caso i dati ci sono, sono registrati, e che non sono coordinati col video. Vi faccio un esempio palese: nel momento in cui io sto per approcciare una curva, poco prima della curva ovviamente rallento, entro in curva e dopodiché inizio ad accelerare per uscire dalla curva, ma l'indicatore della velocità non è coordinato, anzi tutt'altro. Quando io entro in curva, quindi che sono alla velocità più bassa, l'indicatore della velocità continua a salire come se ancora fossi nella fase finale del rettilineo, mentre quando esco dalla curva e inizio ad accelerare, l'indicatore della velocità diminuisce, perché legge la velocità nel momento in cui freno per entrare in curva. Lo spasamento va dal mezzo secondo a un secondo, e talvolta anche un secondo e mezzo, purtroppo ho avuto modo di vedere. Basterebbe una correzione software per coordinare i dati al video e il problema sarebbe assolutamente risolto. Ho segnalato questa cosa ad Insta360, ma niente, nessun aggiornamento, nessun feedback, ed è un vero peccato. Anche perché l'editing a livello software, la post produzione con layout, l'inserimento dei dati, è davvero ottimo su PC e su smartphone. Per cosa è comodissimo? Per questo pulsantone qui. Questo pulsantone qui mi consente di avviare la registrazione poco prima di sedermi sul kart, ed ho sia la certezza che la camera stia registrando, sia riesco a risparmiare un po' di batteria, perché qui la batteria non è tantissima giustamente, e sia un po' di memoria. Per lo scopo principale per il quale è stato pensato, darei un 6. Ci sono alternative a questo qui per registrare i dati GPS? Forse sì. Ci sono alcuni prodotti Garmin, a fine anno valuterò se sono dei prodotti che posso portare in gara e che mi consentono di registrare i dati che a me interessano.
e se non ci saranno aggiornamenti su questo telecomandino lo metterò da parte. Nessun problema di durata della batteria, che si ricarica comunque con un cavo di tipo C dalla presa di corrente o da una batteria portatile, dura davvero tanto, non mi si è mai scaricato e a fine giornata di gara ci arriva tranquillamente con circa metà della batteria. La Insta 360 invece, o meglio il case della Insta, si ricarica anche questo mediante cavo tipo C. Si ricarica il case che ha la maggior parte della batteria, case che poi quando la camera è inserita ricarica la batteria interna alla piccola camera. E adesso andiamo alla parte che so che state attendendo tutti da un bel po'. Vi parlo dell'oggetto principale, la Insta 360 ed il suo case. Vi farò vedere anche quali impostazioni utilizzo io. La Insta 360 viene attaccata al suo case facendo corrispondere questi pin con quelli presenti all'interno del case. Il case è fatto molto bene, il case è abbastanza solido, mi piace, ovviamente pesa il triplo quasi della telecamerina, ma dà un'impressione di solidità ed ovviamente l'autonomia con il case inserito è tutt'altra cosa. Ci sono qui due pulsanti, uno è per l'accensione ed uno è un pulsante di scelta rapida per una funzione rapida, e questo invece è il pulsante che avvia la registrazione. Il tutto è comunque configurabile. L'accendo, nel momento in cui l'accendo si accende questo leddino azzurro e siamo subito direttamente con la camera. Vi faccio un po' vedere quella che è la schermata. Qui in alto vediamo quanta memoria ancora c'è, in genere un'ora, io registro a 1080p 30 frame al secondo, ma vi spoilerò che probabilmente dalla gara che ci sarà a settembre probabilmente questi 1080p 30 frame al secondo saliranno a 2.7k, quindi la memoria, il tempo di registrazione ovviamente diminuirà. Vi dico che più o meno questo tempo a questa qualità in modalità free frame, che è quella con cui registro io, ci sta. Magari non sarà un'ora precisa, saranno 40-50 minuti, dipende dal tipo di ambiente in cui va a registrare, però più o meno siamo lì. Come vedete lo schermo non è tutto, ovviamente c'è una lauta cornice e anche l'inquadratura lascia un po' di margine. Vi faccio subito vedere il menu tendente all'azzurro. Con questo pulsante possiamo decidere se ruotare o meno la videocamera, cioè in questo modo inizia a registrare in verticale. Questo lucchetto qui serve per bloccare lo schermo e questo è il pulsante del volume della camera, sì, perché la camera ha un suo piccolo altoparlante per i suoni di sistema. Da qui invece andiamo a regolare la luminosità, che non è automatica, dunque la dovremmo andare a regolare manualmente. Nel mio caso utilizzo prevalentemente questo schermino al chiuso, quindi diciamo mi interessa tanto quanto. Questa qui è la modalità prestazioni, io l'ho sempre lasciata attivata. Questo pulsantino invece serve ad attivare il controllo vocale, io non l'ho mai utilizzato, non mi interessa per la mia casistica di utilizzo. Questo pulsante pre consente di fare una sorta di registrazione in loop. Che cosa vuol dire? Vuol dire che lui registra sempre cancellando di continuo. Nel momento in cui noi attiviamo la registrazione, lui conserva, mi pare, i 10-15 secondi prima del nostro click sul pulsante. Utile in quei casi in cui magari si sta filmando uno sport, magari dagli spalti, non sai esattamente se in quell'istante vorrebbe accadere qualcosa di importante. Questa funzione vi salva quel gap video tra quando voi vi accorgete che dovete filmare a quando effettivamente accendete la camera e filmate. Questo pulsante qui invece con la sveglia serve per la registrazione programmata. Questo pulsante riguarda il telecomandino GPS, quindi quando il telecomandino è collegato questo pulsante sarà attivo. Lo potete anche scollegare ma lasciando attivo comunque il telecomando. Questa invece è la modalità audio. Ovviamente la telecamerina è molto piccola e il microfono altrettanto, dunque a livello audio ha qualche problema. Vi sarete anche resi conto che tra gli onboard campionato dello scorso anno e gli onboard di quest'anno l'audio è un bel po' peggiore. Ma perché?
perché semplicemente il KZ, essendo un motore a due tempi, fa un rumore molto più sordo, molto più netto. I quattro tempi invece hanno un suono un po' più chiuso, che tende quindi a confondersi col vento che lei mira a tagliare, quindi tagliando via il vento taglia anche il suono del motore. Quindi non vi aspettate in nessun caso un audio bello, pulito, diretto, ma anche perché non è pensata per questo, quindi non ha senso pretenderlo. Tra le modalità audio possibili, io le ho testate tutte, quella che interessa a me è questa qui, ma ovviamente per il mio caso di utilizzo. Io faccio karting, nel karting quando si va in pista il vento è un problema a livello audio, quindi preferisco attivare questa che, ragazzi, vi posso assicurare, cambia davvero tanto. Il vento lo elimina un bel po', non tutto, ma vi posso assicurare che un bel po' lo elimina. Le altre due modalità, soprattutto la stereo, lasciate stare perché davvero si sente un inferno. A questa modalità di riduzione del vento si può aggiungere poi una modalità ulteriore di riduzione del vento in fase di editing video. Questo invece è il pulsante per attivare la matrice, lo vedete qui, questa matrice che io trovo utilissima e mi serve per regolarmi un po' a livello di proporzioni video. Qui invece andiamo alle impostazioni, ce ne sono un po', ve le faccio vedere. Qui abbiamo le informazioni generali, il firmware che possiamo aggiornare. Ogni oggetto ha il suo firmware, quindi firmware videocamera, action pod, bluetooth e bluetooth dell'action pod. Si aggiorna tutto mediante app, non vi preoccupate, molto molto più semplice rispetto a quel che sembra qui. Spazio di archiviazione, la mia è la versione da 32 GB, utilizzabili 29.8, ottimo. Quindi questo vuol dire che poco più di 2 GB sono riservati al sistema e ci sta tutto. Impostazione di pulsante con REC, questo pulsantino qui che vi facevo vedere prima, nel mio caso premo una volta video free frame perché è la modalità che utilizzo di più, due volte video, però vi dirò che realmente questo pulsante l'ho utilizzato davvero molto poco, quasi nulla, perché clicco qui e mi attiva comunque il video free frame, quindi trovo eventualmente più comodo cliccare qui. Impostazioni wifi, perché ovviamente si può collegare alla wifi e serve anche per fare il pairing, questa paginina qui, con lo smartphone. Il collegamento via smartphone avviene sia tramite bluetooth sia tramite la creazione di una rete wifi locale tra questa e lo smartphone. Non vi preoccupate però, perché l'app per smartphone vi attiverà direttamente una modalità che vi consentirà di poter navigare anche su internet nonostante siate collegati via wifi con la camera. Impostazione durata pre-registrazione, quello che vi dicevo prima, si può scegliere un range tra i 10 e i 30 secondi. Zoom webcam, nel caso in cui colleghiate questa camera al PC con il cavo Bluetooth è possibile utilizzarla anche come webcam, utilissimo perché certamente la qualità è molto migliore rispetto a molte webcam integrate all'interno del computer. Bitrate video, si può scegliere tra standard e alto, io registrando a 30 fps al momento preferisco mantenere bitrate standard, dovessi upgradare a 50 passerei sicuramente ad alto. Adesso, anche per risparmiare un po' di memoria, preferisco mantenerlo così. Queste sono le impostazioni che io utilizzo per la mia tipologia di video, quindi nitidezza messa su alta, anche se poi si può comunque sistemare in fase di post-produzione, antisfarfallio auto, il giroscopio per mantenere l'orizzonte dritto in modalità free frame, la lingua, certificazione, ripristina tutorial e reset di fabbrica. Questo è quello che si può fare dalla camera, ma ovviamente le cose non finiscono qui. Se io faccio questo, entro nell'album della fotocamera, la presenza di uno schermo mi consente anche di poter guardare direttamente qui eventuali video registrati, non di poterli editare. Però l'editing si fa solamente su smartphone e PC. In modalità free frame mi farà vedere il video come è con l'impostazione di base, quindi senza la possibilità di spostare l'inquadratura. Andando verso l'alto vado a entrare nella modalità della tipologia di ripresa, quindi sostanzialmente è come se io cliccassi qui, è la stessa identica cosa, e posso scegliere se registrare in maniera nativa a 16 noni o a 9 sedicesimi e soprattutto scegliere la risoluzione.
1080p o 1440, cioè il 2.7k. Anche in 2.7k posso registrare a 50 fps, anche in formato esporta in mp4. Facendo invece quest'altra gesture, andiamo invece a modificare altri parametri. Io per quello, ripeto, che mi interessa, lascio tendenzialmente in auto con queste impostazioni. Cos'è questo pulsantino linear? Linear indica il FOV messo di default sulla camera. Lo possiamo poi andare a modificare in post produzione. Per quanto riguarda me, il FOV linear per il tipo di sport che faccio è quello migliore. Poi ogni sport ha il suo. Poi lo vedremo meglio. Come faccio ad entrare nelle altre modalità? Quello che vi consiglio è di cliccare nel pulsantino, nell'icona della modalità attuale, quindi così, ed entrare nelle altre modalità. Quali altre modalità abbiamo? Abbiamo la modalità video, che è la stessa identica cosa. Adesso vi chiederete perché in modalità video sei passato da 59 minuti a 3 ore e 12 di registrazione a parità di qualità. Perché la modalità free frame è vero che consente di cambiare il rapporto di forma e mille altre cose in post produzione, ma questo vuol dire acquisire più dati, memorizzare più dati e quindi il tempo di registrazione assolutamente diminuisce. Questa cosa ve la faccio vedere perché è importante. Modalità, qui ho messo standard perché è la modalità vivid, una bilanciamento dei colori molto differente. Quello che vi straconsiglio è di, prima di entrare in un contesto nuovo a livello ambientale, di fare dei test e vedere quale rende meglio. Ad esempio, nel video del round 3, l'ultimo round di campionato al momento, ho fatto un errore madornale perché non ho fatto questo check, andando sul sicuro che la modalità standard andasse bene per tutto. In realtà i colori sono riusciti molto troppo più saturi rispetto al normale e questo mi ha fatto impazzire a livello di post produzione. Poi abbiamo la modalità foto, utilissima anche questa, ci sono le stesse e identiche modalità. Pure shot vuol dire semplicemente che vi dà come output la foto diretta, mentre voi potete decidere se fare come formato di output questo, il RAW ovviamente chi è fotografo lo sa bene che cos'è, formato di dati vergini da poter poi editare al meglio, permette di fare un editing più profondo, però sono file non sempre semplici da gestire. INSP è invece il formato proprietario della Insta360, abbiamo diversi rapporti di forma. Abbiamo poi la foto HDR, quindi niente video, foto in HDR. L'HDR permette di cogliere una gamma dinamica più ampia. Certo, magari se ti compri questa qui per farci le foto in HDR, forse è meglio che ti orienti su qualche altra cosa, perché questa è prevalentemente un'ottima action cam. Comprarla solamente per fare foto in HDR, non lo so. Intervallo, scatta di intervalli specifici, un effetto molto simile al timelapse. Starlapse, posso lasciare questa camera su un treppiede, puntarla alle stelle e viene fuori un bel filmato, un bel effetto che evidenzia la rotazione, lo spostamento delle stelle. Loop recording, utilissima per utilizzare questa camera come camera di sorveglianza, registra di continuo cancellando i dati che man mano non entrano più in memoria. Non è possibile collegarla alla rete, però magari in determinate casistiche, anche a livello di sport, potrebbe essere anche essa utile. Magari pensiamo a sport in cui non si sa per quanto tempo si avranno libere le mani per poter avviare o stoppare la registrazione. Slow motion parla da sé, non l'ho mai utilizzata in concreto. Time shift, anche questa è una modalità interessante poiché consente di fare video in stile hyperlapse, quindi davvero, come vedere, qui ce n'è di tutte di più, timelapse statici, insomma questa camera consente davvero di adattarsi ad ogni esigenza e non pone limiti alla creatività. Il software è fatto bene, ma ovviamente ci sono delle criticità. Una è in comune con il telecomandino, cioè la problematica a livello di connettività. All'inizio mi ha fatto uscire pazzo, ma non solo all'inizio, secondo me poi hanno fatto un aggiornamento software che ha migliorato e che ha sistemato il problema, perché le prime volte, anche le prime uscite, erano davvero infernali. Aveva grossi problemi a collegarsi allo smartphone, dovevo tentare 2-3 volte prima di riuscire ad avere una connessione stabile e a poter anche scaricare i file
dalla camera al cellulare. Una cosa che purtroppo però non è migliorata è che surriscalda. Anche adesso non ho modo di farvelo sentire, quindi vi dovrete fidare di me. La camera surriscalda. Non ho fatto chissà che cosa, non ho registrato nulla. Ho semplicemente fatto un po' di navigazione nei menu, ma già qui è molto calda, soprattutto in questo punto qui dove c'è la camera è molto molto calda, e anche il case lo è. Questa parte qui, questa parte di lato soprattutto, è calda, cioè non dà fastidio, però in mano si sente che qui c'è del calore. A livello di consumi, a livello di utilizzabilità, non so quanto ciò influisca, non è nulla di trascendentale, non è nulla di problematico, tuttavia mi è capitato in qualche giornata molto calda che rimuovendola da qui la camera bruciasse. Si è mai spenta per surriscaldamento? Assolutamente no. Mi hanno detto che con la Go 2 c'era questo problema, con la Insta360 Go 3 problemi di spegnimento per surriscaldamento non ne ho mai avuti. Magari è arrivata al limite, magari il surriscaldamento ha fatto diminuire un po' l'autonomia, però per surriscaldamento non si è mai spenta. È davvero piccola, quindi lo spazio per dissipare il calore non è tantissimo, però secondo me questa è una delle cose su cui ci si può assolutamente lavorare. Ed eccoci sull'app per PC di Insta360. Si chiama Insta360 Studio, la potete scaricare dal sito web ufficiale di Insta360. In questa panoramica vi farò vedere come si gestisce un file free frame, cioè quelli che utilizzo io, e cos'è il FOV di cui vi parlavo prima. Andiamo subito al dunque, importando i files utili. Prima di entrare nel merito della gestione, vi faccio vedere brevemente come è composto il software. Qui troviamo diverse altre tipologie per trovare i file, qui abbiamo ovviamente quelli locali, le diverse modalità di visualizzazione, io preferisco questa. Poi abbiamo i file della videocamera, qualora sia collegata mediante USB, altri file preferiti e poi la coda di export. Se io do qui un click, riesco tranquillamente a navigare nella timeline. Devo dire che il software si fa utilizzare abbastanza bene. Tramite questi due pulsanti possiamo segnare l'inizio del video o, al contrario, qui la fine. E la parte più interessante, già una la troviamo un po' qui, è da questo lato. Perché? Perché in fase di post editing possiamo scegliere se abilitare o meno la stabilizzazione flow state. Che cos'è la stabilizzazione flow state? Ve lo faccio vedere subito. Adesso c'è la stabilizzazione flow state attivata. Andiamo qui che magari sono un po' più in movimento. Mentre se io vado a disattivare la stabilizzazione flow state, iniziate a vedere che già l'inquadratura è un po' più storta. Vedete come il video è decisamente molto più tremolante. Stabilizzazione FPV serve se mettete la camera su un drone. Io non l'ho mai utilizzata, mi sono sempre trovato bene con questa. Dunque questa funzionalità è fondamentale per avere dei video stabilizzati. Andiamo alla questione FOV. Se io disattivo il FOV, o meglio lo metto a livello personalizzato, vedete come le informazioni che la camera mi fa vedere sono maggiori. Perché? Perché in realtà la camera quel che vede è questo. Quindi che cosa fa il FOV, il FOV? Semplicemente mantiene l'inquadratura piena, ma dà risalto a specifici aspetti. Come vi ho detto, ecco, vedete, per esempio Action View schiaccia molto di più, Ultra Wide allunga di più, Angolo Stretto stringe maggiormente verso il centro. Insomma, dipende molto, come vi dicevo, dallo sport che si va a fare. Personalmente per il karting preferisco il FOV lineare. Questo comporta anche un altro grande vantaggio, che ricordo potete fare solamente in modalità free frame. Cioè, se io mi rendo conto che ho messo la camera troppo in basso, troppo in alto, metto il FOV personalizzato e dopodiché, giocando un po' con lo zoom, giocando un po' con la direzione della camera, stando attento a non andare nel campo dei bordi neri, riesco anche ad aggiustare un po', un minimo, ma nella maggior parte dei casi quanto basta, l'inquadratura
Questo è un grandissimo vantaggio, perché vai in pista o comunque a fare sport meno pensieri, sapendo che in caso si può sistemare in post produzione. Io, grazie a questa funzione, sono riuscito a fare con maggior tranquillità degli esperimenti di inquadratura e posizionamento. Abbiamo poi delle opzioni di elaborazione dell'immagine, Color Plus, che lavora tanto sui colori. Vedete come l'escursione tra non presente a presente davvero tanta. Clarity Plus fa la stessa cosa, ma lavora di più col contrasto. Motion ND serve per video in movimento, una funzione particolare che serve a creare dei particolari video mettendo a fuoco un determinato soggetto in movimento. AquaVision è tendenzialmente quando si utilizza la camera come camera subacquea. True Audio, quello che vi dicevo prima, si può fare un ulteriore lavoro di pulitura dell'audio oltre quello che già fa la fotocamera per impostazione. Generalmente per i miei scopi lascio il True Audio sempre spento, perché l'abbattimento del rumore del vento che fa la camera mi abbatte anche parecchio del suono del motore. Se io vado a mettere qui, a toccare qui, l'audio completamente diventa inascoltabile. Però in altri contesti, magari penso ad esempio, che so, ad un concerto, potrebbe essere molto utile. Nulla toglie che esportate il video, potrete anche lavorare sull'audio in fase di post produzione. Abbiamo la gestione del progetto e qui le varie info. Qual è il vantaggio del free frame che vi dicevo prima? Il vantaggio del free frame che vi dicevo prima è questo. Vedete? Io con un singolo video riesco ad avere video in diverse proporzioni. È come avere davvero più telecamere, ma avendone solamente una. Quindi, anziché fare un video per YouTube in 16 noni e magari col cellulare fare il video per le storie, lo stesso contenuto lo posso pubblicare sia su YouTube sia sulle storie, oppure posso utilizzarlo per tutti gli altri scopi che mi dovessero tornare utili. Questa è davvero una killer feature, vi posso assicurare che è di una comodità incredibile. Perché non utilizzo il fotogramma chiave per fare magari lavori particolari? E perché non utilizzo questa parte? Insta360 Studio ha anche questa possibilità di fare un minimo di editing. Tuttavia, vista la tipologia di video che devo fare io, l'editing da qui non l'ho praticamente mai fatto, ma solitamente esporto e poi utilizzo il mio programma di editing per montare tutto insieme. Un software comunque a livello editing ovviamente limitato, ci vuoi fare poche cose, però potrebbero venire fuori delle cose carine. La musica di base c'è, quindi ci sono dei preset interessanti, anche a livello di testi, vedete qui c'è un bel po' di roba carina, volendo c'è. Anche le transizioni non mancano. Che tempi ci sono? Dipende molto dalla vostra macchina, dal vostro PC. Io in questo momento sto lavorando con un PC di riserva, ve lo spiegherò in un altro video perché di riserva, che monta una Intel Core i7 di ottava generazione, ha 8 GB di RAM e ha la scheda video integrata, quindi buono, ottimo. È un Asus VivoBook di un paio di anni fa. L'export non è velocissimo, ma non è nemmeno lentissimo. In genere, per esportare i video degli onboard, che sono di circa 15 minuti, ci mette per singolo video tra i 20 e i 30 minuti. Dipende anche molto da fatto se metto effetti, se modifico il FOV, eccetera eccetera. Questa applicazione si comporta abbastanza bene, devo però dire che con l'ultimo aggiornamento ho riscontrato qualche problemino. Per esempio, talvolta si blocca un pochetto, ci mette un po' di più a caricare i file e ad esportarli, a qualche incertezza che non avevo notato nella versione invece precedente, la 4, che c'è stata per tutto il 2023. Sicuramente delle problematiche di gioventù che non ho motivo di credere che Insta non risolverà. E adesso spostiamoci nell'app per smartphone. Benvenuti nell'app di Insta360 per gli smartphone. In questo caso siamo su uno smartphone Android e siamo loggati con il mio account. L'app per smartphone è un mondo un po' a parte, perché come potete vedere dalla home page è anche una sorta di social dove andare a pubblicare le proprie foto, i propri video girati con i prodotti Insta360. E proprio sembra un vero e proprio social dove possiamo cercare gli utenti,
vedere i vari tutorial che Insta360 ci mette a disposizione, identificando direttamente qual è la nostra camera, e poi per ogni accesso ci sono dei punti gold che si possono raccogliere completando anche sfide. Questi punti gold servono poi a accumulare degli sconti. Come è composta l'app? Partiamo dalle impostazioni. I punti Diamond servono a maggiori elaborazioni con l'intelligenza artificiale, che riesce ad elaborare alcuni filmati registrati con le videocamere. La geolocalizzazione attiva, disattivata, vari link per l'affiliazione, centro assistenza, pulsante di aiuto che mostra un pulsante all'interno dell'app per accedere alla sezione help. Impostazioni del dispositivo più o meno sono le stesse identiche impostazioni che vi ho fatto vedere sulla videocamera, disponibili collegando il dispositivo, e collegando il dispositivo possiamo anche andare a controllare l'aggiornamento del firmware. Idem per il telecomando, selezione della lingua, la cache, ogni tanto cancellatela perché talvolta resta, possibilità di applicare la filigrana Leica o la filigrana Insta360, ovviamente io le ho cancellate ambedue, le notifiche gestibili direttamente da app, e logo del Nadir è per le fotocamere a 360, quindi non è il mio caso, consente di inserire un eventuale logo anche personalizzato. Possiamo poi andare a gestire la modalità proxy, che è quella che vi consente di collegarvi col wifi alla videocamera ma contemporaneamente riuscire a navigare in internet, account collegati eccetera eccetera. Modalità prestazioni è la stessa che c'è anche sulla telecamera, ovviamente come è attiva sulla telecamera è attiva anche qui, informazioni sul software e così via. Album, troviamo i vari album e video presenti sia sul cellulare sia sulla videocamera, ovviamente foto e video che provengono direttamente dalla Insta360, quindi non da altre fonti, non ci potete andare a mettere qui i vostri video. La sezione modifica è invece una delle parti più interessanti, perché qui vedete quello che vi dicevo prima, cioè la possibilità di applicare al volo degli effetti, che siano effetti con l'intelligenza artificiale, sky swap, fly lapse, insomma qui potete creare dei video al volo direttamente da smartphone, quindi è molto 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 più comodo se vogliamo qualche video da pubblicare velocemente sui social, procedere mediante app, che non collegare la camera al PC, scaricare e fare tutto da lì, anche perché sullo smartphone ci sono molte più opzioni. Per esempio, questi sono dei preset che sul PC non ci sono e sono davvero tanti. Idem dicasi per i cosiddetti flash cut. Cosa sono i flash cut? Brevi video con testo già inserito, con transizioni già pensate, insomma è davvero un ottimo centro di produzione per video veloci. Vi faccio vedere al volo com'è la questione export e montaggio dall'app per smartphone. Ho preso un video al volo, è quello delle Azu Airel che hanno evitato l'incidente nella prima manifestazione di un certo tipo di auto a guida con intelligenza artificiale. Posso modificare il FOV perché non è un video fatto dalla Insta360 in modalità free frame, però come vedete qua le impostazioni sono davvero 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 tante. Possiamo anche inserire musica, testo, adesivi ed altri effetti. Colleghiamola allora alla videocamera per farvi vedere che cosa si può fare dal cellulare. Vedo gli stessi dati che vedrei nello schermino, ho più o meno le stesse identiche funzioni, ovviamente sullo smartphone è forse un po' più comodo andarle a settare, dallo smartphone ci si muove meglio, però le funzioni sono assolutamente le stesse. Insomma, l'avete vista in tutte le salse, vi ho fatto vedere anche i software, come funzionano, ma tutto questo quanto mi è costato e quanto costa in questo momento? Beh, come saprete, io ho comprato il bundle ad inizio settembre e ho acquistato il tutto a €429,99. Ho preso la versione da 32 GB, se dovessi scegliere adesso acquisterei assolutamente la 64, anche perché non so adesso, aumentando la qualità, quanta memoria avrò e ogni quanto dovrò scaricare i dati, quindi magari avere un po' più di memoria mi avrebbe fatto utile. Non c'è l'espansione, quindi
non c'è proprio possibilità di aumentare la memoria, amen. Se voi la dovete prendere, prendete assolutamente la versione da 64 GB, anche perché il prezzo è davvero più che conveniente in questo momento. Oltre i 429 euro, ci ho messo 45 euro di Instacare, che vi straconsiglio. Per due anni vi coprite con soli 45 euro tutti i danni da utilizzo. Se c'è qualche danno, qualche difetto, qualche problema derivante dallo sport che fate, da ciò che fate, Insta360, o meglio Akashi, che è l'azienda dietro il marchio Insta360, vi cambia totalmente la cam, oppure se possibile ve la ripara. Assistenza top, velocità altrettanto, ho letto da alcune persone fidate, quindi fatela. 45 euro a fronte di una spesa di più di 400 euro vi cambia la vita e vi fa stare più che tranquilli durante lo sport e nei vostri momenti di divertimento. E poi 12,99 euro per le due cover. Il GPS, che invece è stato l'ultimo ad arrivare, mi è costato 83 euro. Ma i prezzi attuali quali sono? Se acquistate la Insta360 e molti altri prodotti Insta dal link che trovate qui sotto, link esclusivo per chi mi segue, potrete acquistare lo stesso modello, stessa colorazione, stessi gigabyte di memoria a soli 386,99 euro, ovviamente con lo stesso kit. Ma la cosa meravigliosa, la cosa fantastica, è che sono felice che chi mi segue possa fare, acquistandola dal link che trovate qui sotto in descrizione, quindi solamente da quel link. Se andate sul sito Insta360 di base, non la trovate al prezzo che vi sto per dire. Potrete acquistare la versione da 64 GB con il regalo una bag, che io non ho perché non c'era nel bundle con cui l'ho acquistata, che ha un valore di 22,99 euro, se non ricordo male. La potrete acquistare a soli 404 euro. Sì, potrete comprare la versione 64 GB a meno di quanto io ho acquistato questa da 32 GB. Se vi interessano poi invece altri prodotti Insta360, sempre dai link sotto trovate altri sconti e molti altri vantaggi. Se conoscete qualche amico, qualche amica che è interessato, interessata ai prodotti Insta360, dategli uno dei link che trovate sotto e mi darete davvero una grossa mano. A voi non costa nulla, se il prodotto vi serve comunque lo dovete acquistare, risparmiate anche qualcosina e consentite alla nostra community di andare avanti e di crescere sempre di più anche in termini qualitativi dei contenuti che vi porto sul canale. Nota dolente è invece il telecomandino, perché non hanno tuttora sistemato le problematiche e il prezzo è addirittura aumentato a 92,99 euro, circa 9 euro in più. Io allora lo acquistai in un periodo di sconto, però e mi dispiace peraltro non potervi dare dei codici sconto per questo, perché proprio non ci sono. Comunque, alla fine, visto tutto quello che ci siamo detti e che vi ho raccontato, visti anche i prezzi, ne vale la pena? È una buona action camera anche in relazione al suo prezzo? La risposta è assolutamente sì, dovendo considerare solamente lei, al netto di tutto quello che vi ho detto nella video recensione, per il prezzo che ha e soprattutto per l'ambito d'utilizzo è qualcosa di fantastico. Come action camera è ottima, come camera principale per il vlogging pensate ad altro. Se vi serve una videocamera che sia leggera, perché comunque col suo case non è pesantissima, ma ancora più leggera se separata dal suo case, una videocamera che abbia l'attacco magnetico, che ragazzi è qualcosa di semplicemente geniale, quindi niente accrocchi, niente incastri, vedete, proprio complicato da staccare. Lei è la risposta: piccola, leggera, efficiente, la qualità video è più che buona e ha diverse killer feature, tra cui quella che per me è la più importante di tutte, è il video free frame. È di una comodità incredibile avere una sola piccola videocamera che può tendenzialmente fare da
camera in 16 noni, 9 sedicesimi, 4 quinti, 1 ad 1, se sbaglio l'inquadratura, magari di qualche millimetro riesco a sistemarla in post produzione. Insomma, sono cose che con altre camere di questo tipo e a questo prezzo non riuscite a fare. È comodissima, è portabilissima, quindi davvero io non trovo un motivo in tutti quei campi in cui serva un'action camera non scegliere lei. E voi cosa ne pensate? Condividete queste mie conclusioni? Vi è piaciuto come vi ho fatto vedere in ogni dettaglio Insta360 Go 3? Fatemelo sapere con un commento qui sotto, assieme ovviamente alle vostre considerazioni, ai vostri punti di vista e, perché no, se già l'avete o avete una Go 2 o un altro prodotto Insta360, datemi i vostri feedback. Vi aspetto nei commenti qui sotto, iscrivetevi al canale se questo video vi è piaciuto. Mi piace, condivisioni varie mi aiutano e ci aiutano tantissimo. Io vi ringrazio per aver scelto Black Arrow, per avere qualche informazione in più sulla Insta360 Go 3. Vi ringrazio per aver visto questo video e io vi do appuntamento al prossimo contenuto.